Il 17 maggio a Torino, al Centro Congressi Torino Incontra, si è svolto il workshop di infoprogetto Involucro Edilizio, facciate, infissi, porte e grandi strutture, organizzato da Action Group, con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti e della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Torino. Un momento arricchito da prestigiosi interventi, dedicato all'aggiornamento e alla formazione dei progettisti, che hanno avuto l'opportunità di conoscere gli ultimi prodotti delle aziende presenti agli incontri. Stiamo parlando della più grande lastra fino ad oggi esistente, 300x150 cm in gres porcellanato. È un materiale tecnico, è inutile spendere parole per definire le caratteristiche del gres porcellanato, è un materiale che, essendo prodotto con spessori da 6 mm e possibilmente anche da 3-4 mm, ha la caratteristica delle grandi lastre di poter fare delle piccole curvature. È logico che le grandi dimensioni permettano ai progettisti e agli architetti di fare delle pareti, così come dei pavimenti, così come delle pareti esterne, con una quantità di giunzioni molto inferiore a quello che è il solito formato o i più comuni formati da porcellanato. Oltre ad avere finiture particolari di tipo lapideo e non, e comunque si possono tagliare e lavorare come i lapidei. Active Clean Air Antibacterial Ceramics è una applicazione che viene fatta sui nostri materiali, Max Fine come altri, che ha la caratteristica di degradare l'inquinamento, di abbattere, uccidere i batteri, anche i meticillino resistenti, cioè quei batteri che sono resistenti agli antibiotici. Qual è la filosofia di questo materiale? È che noi non possiamo dare dei materiali ai nostri bravissimi progettisti che riescono a fare degli ambienti sia interni che esterni molto belli, molto meravigliosi, dove delle persone ci vivono dentro, perché io posso avere l'ambiente più bello di questo mondo, ma se poi respiro un'aria che mi avvelena o rischio di prendere un batterio che mi fa morire, è inutile che io abbia degli ambienti bellissimi, eccetera. Bisogna cioè pensare non solo all'ambiente dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista di salute. Questo è l'obiettivo ed è l'idea che è nata e stata sviluppata nel nostro gruppo, idea che nasce dal dottor Romano Minozzi, che è il presidente capo dell'azienda.